saluto da Ivan Paparella e ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Oggi conosciamo Amazfit GTS 4 Mini, uno smartwatch che mi è piaciuto veramente tanto, un prodotto molto interessante, capace di adattarsi senza problemi al polso femminile quanto a quello maschile, con un costo veramente interessante, si parte da 99 euro e capace secondo me di gestire quasi due anime, perché è molto piccolo e leggero, non è eccessivo da portare al polso né dal punto di vista estetico neanche dal punto di vista del peso e dell'impegno, però ha una doppia anima perché riesce ad assistere anche chi svolge un'attività fisica del fitness piuttosto evoluto. Quindi veramente un prodotto ben pensato e secondo me che avrà la capacità di conquistarsi una fetta di mercato assolutamente importante. 9 mm lo spessore, poco più di 30 grammi il peso, mi pare che siamo a 31 grammi, un cinturino ben dimensionato che si adatta senza problemi anche ai polsi più ingombranti, come ad esempio il mio, o a quelli più piccolini. Nella parte inferiore abbiamo ovviamente i sensori, abbiamo il doppio connettore magnetico per ricaricare la batteria da 270 ampere, una batteria che fa parte certamente dei valori aggiunti di questa macchina, una macchina che gira su ZOS, quindi il sistema operativo del produttore, che io ad esempio sto usando anche sul fratello maggiore. Non so se è un fratello maggiore, è un prodotto totalmente diverso che il T-Rex 2, che è molto più impegnativo, più pesante, ma ovviamente anche più corazzato, ma di fatto nell'utilizzo quotidiano si assomigliano davvero tantissimo. Vi parlavo della batteria, o meglio vi volevo parlare della autonomia. Viene pubblicizzato da Amazfit la possibilità di utilizzare l'orologio da 15 fino addirittura a 45 giorni con le massime specifiche di risparmio energetico. Non sono valori lontani dalla realtà. Io di solito riesco a superare abbondantemente la settimana di utilizzo. Direi che si può fare, si può azzardare un valore di consumo specifico medio intorno al 10%, che ogni tanto può essere un po' di più e ogni tanto un pochettino di meno. Dipende da quando fate tanta attività. Mi rendo conto, ad esempio, quando io esco a fare delle lunghissime camminate, fa parte, diciamo, della mia attività fisica, e allora chiaramente c'è un pochettino più di stress. Si possono ovviamente tarare tutti i sistemi di monitoraggio della nostra salute a livello quotidiano. Ecco, ogni tanto si può scendere sotto al 10, ogni tanto si può salire sopra, quindi vi potrebbe capitare magari di fare la classica settimana in maniera abbastanza tranquilla, in ogni tanto potreste riuscire magari ad andare oltre. Il connettore è magnetico, molto semplice, c'è anche un sistema di ricarica piuttosto rapido. Qui c'è il consueto pulsante. Allora, intanto vi volevo dire anche le specifiche del display. Abbiamo la scocca, che è un misto di alluminio e materiale plastico. Il display, anche questa cosa non è un dettaglio, è un pannello AMOLED, considerando anche le caratteristiche di prezzo del prodotto. Vi dicevo che costa 99 euro, quindi un costo davvero piuttosto contenuto. 1,65 pollici la diagonale, è quasi quadrato, è un 336x384, quindi non è proprio perfettamente quadrato, ma nella sostanza lo vediamo come quadrato. Cosa vi stavo raccontando? Vi stavo raccontando anche della presenza del pulsante, un pulsante multifunzione che, se premuto una volta, vi permette di entrare nel menu dello smartwatch. Se lo tenete premuto invece potete di default troverete il richiamo all'assistente di Amazon, quindi c'è Alexa, ma lo potete anche personalizzare con diverse altre funzionalità. Ovviamente non mancano tutte quelle modalità di gesture, ecco qui Alexa a cui facevo riferimento poco fa, verso destra, verso sinistra, qui c'è una sintesi del numero dei passi, ad esempio del contapassi, con tutti i tre valori di riferimento. Nella parte inferiore c'è l'accesso alle notifiche, in quella superiore invece c'è una serie di pulsanti che possono essere facilmente premuti, oppure delle informazioni come ad esempio la batteria, che in questo caso è all'85%, c'è il livello di saturazione che ci viene indicato, la modalità notturna, la luminosità del display, una serie di valori che troviamo sempre qui nella parte superiore del display. Io ho utilizzato questa Face, che trovate senza problemi preinstallata sullo smartphone, forse l'ho cercata all'interno
dello store delle applicazioni, la potete scaricare in maniera molto semplice. C'è la presenza del Pi, quindi per avere questa sorta di riassunto di punteggio della vostra attività, frequenza cardiaca, l'ossigeno nel sangue, misurazione con un tocco. Ecco, in questo caso vi basterà premere questo pulsante e lo smartwatch eseguirà una serie di test che riguardano appunto la frequenza cardiaca, i livelli di stress in un'unica soluzione, quindi non dovete eseguire i test separatamente. Qui ci sono le varie modalità di allenamento, io ad esempio utilizzo spessissimo questa modalità che si chiama camminata. Ecco, in questo caso il telefono fa il fix con il GPS e si può ovviamente utilizzare. Qui c'è la cronologia degli allenamenti, l'intensità dell'allenamento, al fine della quale viene anche comunicato un ipotetico tempo di recupero. Mi capita spesso quando rientro magari il tardo pomeriggio dalle camminate, mi viene detto: guarda, ci metterai circa 13 ore, 15 ore a riprenderti da questa camminata, perché non sono camminate normali. Io di solito mi concedo camminate magari da 15-20 km, quindi comincio a diventare anche da un punto di vista fisico, soprattutto alla mia età, un pochettino impegnative. Si può gestire ovviamente la musica, il controllo remoto della fotocamera, il calendario, la sveglia, e qui c'è tutta la modalità delle impostazioni. Si può interagire con il quadrante dello smartwatch, le modalità di display, quindi il livello di illuminazione, l'intensità della vibrazione. Qui si entra nel sistema vero e proprio, dove potete di fatto trovare una serie di informazioni, ma anche, volendo, eseguire il reset di sistema e il riavvio. Il tutto viene gestito in maniera estremamente semplice dalla sua applicazione di riferimento. La troviamo qui, vediamo se riesco a entrare in campo anche con questo telefono. Ecco, qui ci sono tutti i valori di riferimento, come la batteria, il monitoraggio della salute, tutto ciò che riguarda le notifiche, le watch face, l'app store a cui facevo riferimento prima, dove potete scaricare diversi tipi di applicazioni disegnati, scritti apposta per questo smartwatch, cioè alcuni sono molto carini, e poi c'è tutto il livello di personalizzazione che riguarda lo smartwatch. Anche qui c'è la gestione di tutti quanti i target di riferimento. Vedete, vi dicevo prima che ho ogni tanto alterno anche con il T-Rex 2 che vi ho fatto vedere poco fa. Un'applicazione davvero ben gestita. Qui c'è la sintesi anche del lavoro della giornata. Stamattina sono stato a fare una camminata, in realtà sono stato ospite, l'ho detto anche in un altro video, al Festival della Fotografia Etica di Lodi. Insomma, qualche passettino l'abbiamo fatto per andare in tutte le varie location. Questo smartwatch secondo me merita una particolare attenzione, perché lo trovo molto equilibrato. È piccolino, si lascia trasportare con estrema facilità, quindi non è impegnativo. Ha una serie di funzioni, mi pare che possa monitorare fino a 128 attività sportive, e devo dire che lo fa anche in maniera piuttosto pertinente. Ho eseguito dei confronti proprio con il T-Rex, devo dire che anche nel conteggio dei passi la differenza è molto limitata, quindi direi che funziona bene. Chi lo vuole utilizzare anche in ambito fitness può sicuramente acquistare un prodotto di buona qualità e anche attendibile dal punto di vista della misurazione. È uno smartwatch a cui faccio fatica a trovare dei reali difetti. Sì, magari c'è qualche integrazione che si potrebbe implementare, tipo la possibilità di rispondere in qualche modo alle notifiche, ma credo che poi nella sostanza sia uno smartwatch a cui non manca niente e che mi sento di consigliare veramente, veramente a chiunque. Mi fermo qui per questo video e ci vediamo alle prossime recensioni. Un saluto da Ivan.